Buonasera a tutti da Il Gioco in Tavolo. Oggi recensiremo Codice Disney della Cranio Creations. È il day one, quindi da oggi è disponibile sugli scaffali dei vostri negozianti di fiducia di giochi da tavolo. Noi faremo un unboxing e, come nostro solito, vi aiuteremo a decifrare il regolamento e a insegnare e vi insegneremo come fare a capirne le regole e a spiegarle poi naturalmente ai vostri amici per poterci giocare, ai vostri amici e ai vostri familiari. E il nostro è passato un po' di tempo dall'ultimo video e contiamo di ricominciare a postare video molto più di frequente. Eccoci quindi subito con le immagini in cui con insomma l'unboxing di nome in codice Disney Family Edition. È un gioco da tavolo disegnato, creato da Vlada Cevatil, è distribuito dalla, spero di pronunciarlo bene, CEZEC Games Edition, e in Italia è stato localizzato e distribuito dalla Cranio Creations, che gentilmente ce ne ha fornito una copia per farcelo valutare, recensire e per naturalmente mostrarvi come va giocato. Osserviamo subito sulla scatola, anzi, sì, diamo un'occhiata più da vicino alla scatola e vediamo che è essenzialmente un gioco di carte, si basa su delle schede e dal nome capiamo subito che i disegni sono tutti basati sui personaggi Disney più famosi del passato e del presente. È un gioco da 2 a 8 giocatori, l'età è dagli 8 anni in su, ecco, forse di qui si vede meglio, e ogni partita dura 15 minuti, quindi possiamo definirlo anche un party game e anche un filler, perché diciamo la durata è al di sotto della mezz'ora. Leggiamo subito l'abstract che troviamo sulla scatola, ed è quello che dovreste fare anche voi nel momento in cui scegliete un gioco per vedere se le meccaniche, l'ambientazione e le tematiche trattate vi possono interessare, perché dall'abstract che troviamo sulla scatola si capisce molto del suo interno. Due squadre si affrontano per scoprire chi per prima riuscirà ad identificare tutte le proprie carte del tesoro disposte sulla griglia. Solo i suggeritori di entrambe le squadre sono a conoscenza della posizione delle proprie carte del tesoro. I suggeritori forniranno indizi alla propria squadra sotto forma di parole in codice, con le quali le squadre dovranno identificare i loro tesori Disney. Ma attenti a non sbagliare codice, o aiuterete gli avversari. Chi indovinerà per primo tutti gli indizi? E da questo capiamo quindi che, scusate, essenzialmente, scusate ancora, essenzialmente è un gioco che, nonostante il numero di giocatori, va giocato in due squadre, a prescindere dal numero di giocatori va giocato in due squadre, è che si basa sull'indovinare il contenuto diciamo, delle carte che appunto rappresentano personaggi della Disney. Facciamo subito un bel unboxing al primo colpo. Ecco qui la scatola. Un'occhiata da vicino. Ok.
primo mazzo di carte, secondo mazzo di carte, terzo mazzo di carte. La Cranio Creations, come al suo solito, ci fa trovare tante ziplock all'interno per poter poi riorganizzare come vogliamo il materiale. Questo è uno standee a forma di topolino di Mickey Mouse, dove sistemeremo sicuramente una di queste carte, e all'interno troviamo il regolamento e del materiale da defustellare. Lo facciamo subito, velocissimamente. Poi vi faremo dare un'occhiata più da vicino al materiale. Mettiamo da parte la scatola. Apriamo come al solito, come nostro solito, il regolamento di gioco. Raggruppiamo le tessere che abbiamo appena defustellato. Abbiamo delle tessere beige, delle tessere rosse, blu, e questa. Apriamo anche le buste delle carte. Apprezzo molto il fatto che le buste non siano completamente sotto vuoto per le carte, perché personalmente trovo difficilissimo aprirle quando è il momento di farlo, soprattutto nelle dirette. Queste invece sono molto facili da aprire, quindi grazie Cranio. Allora, innanzitutto vi faccio dare un'occhiata, ecco, questa magari ci impiego un po' di più. Come facciamo di solito nei nostri unboxing, vi faccio dare un'occhiata più da vicino alle carte. Allora, qui abbiamo delle carte che sono sul retro, hanno i nomi di oggetti e personaggi del mondo Disney. Baloo, come sappiamo, è un personaggio del libro della giungla. Qui abbiamo Mickey Mouse. Questa dovrebbe essere Rapunzel, forse, una puzzola. Paperon de Paperoni. Questo è sempre il libro della giungla. Ah, Peter Pan e i ragazzi, i bambini perduti. La Bella e la Bestia. Il Re Leone. L'Orsetto Pooh. Ce ne sono tantissime e tutte di buona qualità, anche se di cartoncino abbastanza sottile, quindi vanno trattate con cura. Me le scorro ancora un po'. Questa è di Robin Hood. Questa è di Oceania. Sono tante e bellissime. Ancora Capitan Uncino, qui qua. Questa è ancora Oceania. Peter Pan in persona. Questa è Ribelle. Cenerentola. Ancora La Bella e la Bestia. Ah, c'è anche Cars. Eccolo qui. La Sirenetta, Gli Incredibili,
che sia Toy Story, no, ma non penso sia Disney. Poi abbiamo ancora Topolino, questo potrebbe essere Arlo. Poi abbiamo ancora, questo non lo so, però o Alice del Paese delle Meraviglie, oppure boh. Questa è Up, la regina cattiva. Insomma, sono tantissime. E sul retro di ogni carta, in questo caso abbiamo Specchio Magico, qui abbiamo Ercole, cioè il nome del personaggio o dell'oggetto rappresentato. Baloo, come stavamo vedendo prima, Ka, eccolo qui, Ranocchio, questa è la principessa di Ranocchio, il ballo, Judy Hopps, Pinocchio e così via. Quindi su ogni carta abbiamo sia l'immagine che il nome della persona o dell'oggetto che vi vengono rappresentati. Non resisto alla tentazione di farvi vedere anche quest'altro mazzo di carte, che è dello stesso tipo di quello che abbiamo appena visto. Questo è Nemo. Ah, Toy Story, quindi effettivamente c'è. Questi sono i mostri. Scatola. Questa dovrebbe essere Zurg di Toy Story. Ah, questa è Pua. Ah sì, sempre di Oceania. Fantastico. Questo è di Up, questo è un personaggio di Up, Russell. Questo è il grillo parlante, naturalmente, di Pinocchio della Disney. E qui c'è Pinocchio. Paura, ah sì, questa è Inside Out, ecco, non mi veniva il nome, sempre di Incredibili. Pluto, fantastico. Flick. Ah, quindi questa è Alice nel Paese delle Meraviglie, questa è il cappellaio matto e questa è la pazza festa del tè. La mela stregata. Sicuramente una regina di cuori, come sempre Alice nel Paese delle Meraviglie, e così via. Ce n'è una pletora e precisamente possiamo anche vedere sulla scatola, sono 200 carte del tesoro, 200, sono tantissime. Poi abbiamo queste carte che sono dello stesso spessore delle carte del tesoro e queste le chiama sono 60 carte chiave, credo che siano tutte uguali. Qui ce ne sono alcune che hanno il dorso diverso. Ok, vediamo, questo è il retro della carta e queste sono gli schemi che utilizzeremo, adesso vediamo, nel gioco, che i suggeritori avranno di ognuna delle due squadre per indicare, senza dirlo esplicitamente, dove trovare alla propria squadra le carte del colore scelto dalla squadra, che è il rosso e il blu. Poi ci sono le carte neutre e c'è la carta, che dovrebbe essere questo, il token, la scheda. Diciamo relativa, che fa perdere la partita se indovinata. Qui abbiamo le carte facili, che sono quelle per le prime partite, molto probabilmente. E poi abbiamo, sempre dalla scheda, quindi abbiamo 40 carte avanzate, che sono queste 20 carte facili, 25 carte copertura, 8 blu, 8 rosse, 7 neutrali e un game over, che è questa qua, un supporto, uno stand-in e un regolamento. Perfetto. Cominciamo subito con lo studiare il regolamento, come stiamo cercando di
diciamo, di suggerirvi in tutti i nostri video. E perché non vi sintetizziamo da subito le regole in un video, diciamo, breve, sintetico e che vada, diciamo, dritto al punto? Perché riteniamo che imparare a leggere il regolamento sia un valore aggiunto che vi porterete dietro col tempo e che vi servirà. In questo caso ci troviamo di fronte a un gioco manifestamente semplice e adatto anche per i bambini, abbiamo visto che è un 8 più, però se imparate a consultare il regolamento in maniera mirata, potrete fin da subito anche diciamo, interpretare, capire le regole di giochi più complessi che magari possono anche piacervi e ai quali magari avete rinunciato perché appunto avete trovato un regolamento troppo complesso per le vostre attuali capacità di comprensione, perché capire un regolamento, capire le meccaniche di un gioco, le dinamiche che si verificano durante il gioco tra i giocatori, il setup e così via, se lo affrontate da zero, senza avere esperienza con giochi più facili, può essere particolarmente difficile e può magari farvi rinunciare a giocare un gioco da tavolo che magari è bellissimo, è stimolante e magari tratta una tematica che vi piace, un'ambientazione ancora migliore. Quindi noi vi spingiamo, nonostante i nostri video poi vi spieghino come giocare, vi spingiamo però a capire a leggere e capire il regolamento da voi stessi. Però c'è un modo per quello che, ecco, vogliamo spiegarvi è che c'è un modo per leggere il regolamento in maniera mirata, senza doverlo per forza approfondire e insomma leggere da capo a fondo, capire da capo a fondo, perché ci sono certi capisaldi di tutti i regolamenti dei giochi da tavolo che non cambiano poi da gioco a gioco e quindi se riuscite ad avere una visione chiara di quali sono le parti da vedere e su cui concentrarsi durante le prime partite, potete cominciare ad intavolare delle partite da subito, avendo capito le basi, avendo capito bene le basi di un regolamento, non magari giocandolo in maniera completamente errata, però dopo averlo giocato le prime volte potete magari, avendo visto quali sono state le dinamiche del gioco all'interno, avendo visto quali sono i dubbi che vi sono venuti eccetera, potete rileggere il regolamento che avete già imparato nelle sue componenti fondamentali e approfondirlo per poi poter capire il gioco in maniera completa. Naturalmente non è questo il caso di Nome in Codice, che vedremo in un gioco abbastanza semplice, però vogliamo affrontare questa modalità di lettura del regolamento per tutti i giochi che recensiremo, e vi faremo il tutorial su questo canale video di Il Gioco in Tavola. Come fare? Come si affronta la lettura di un regolamento? Innanzitutto dobbiamo capire, e lo abbiamo capito dalla lettura del retro della scatola, di che gioco si tratta. Si tratta di un gioco di carte in cui in cui due squadre si fronteggiano, due squadre quindi che possono essere formate da più giocatori, oppure due squadre formate da un giocatore l'uno, ci sarà una modalità particolare per poter giocare in questo con solo i due giocatori, e che devono individuare determinate immagini di carte che molto probabilmente sono coperte. Vediamo qua già uno schema di setup, vediamo che ci sono 4x4 carte sul tavolo. E quindi quale sarà l'obiettivo del gioco? Andiamo a vedere innanzitutto, appunto, diciamo di cosa dobbiamo raggiungere
all'interno del gioco. Cosa dobbiamo, perché stiamo giocando e cosa dobbiamo effettivamente fare. Ecco, la condizione di vittoria. La condizione di vittoria coincide quasi sempre con l'obiettivo finale del gioco. Leggiamo qua, leggiamo appunto sul regolamento, è esplicitato in maniera chiara, vittoria. La prima squadra a trovare tutte le sue carte tesoro si aggiudica la vittoria. Quindi il nostro obiettivo è quello di scoprire tutte, scoprire quali sono tutte le nostre carte, che adesso andiamo a vedere appunto in che modo verranno mostrate nel gioco. E, dopo aver visto qual è l'obiettivo, quindi non si basa su un punteggio particolare, non ci sono punti da raggiungere, per questo dicevamo che è un gioco abbastanza semplice, non ci sono obiettivi particolari da raggiungere, c'è solo da scoprire tutte le proprie carte tesoro. Dopo aver visto il proprio, dopo aver visto la condizione di vittoria, evidentemente la condizione di vittoria coincide, ovvero l'opposto della vittoria è, ovvero la condizione di sconfitta si ha quando l'altra squadra scopre per prima tutte le sue carte. La partita finisce quando si verifica la condizione di vittoria, quindi ci saranno tanti round, quanti ne serviranno per scoprire tutte quante le proprie carte, e abbiamo praticamente capito la metà del gioco. Quello che ci rimane adesso è capire il setup, che di solito possiamo trovare scritto o esplicitamente sul regolamento come termine, oppure sotto forma del termine preparazione. E infatti, innanzitutto possiamo leggere anche la panoramica del gioco che c'è sul regolamento. Due squadre competono per essere la prima a identificare tutte le proprie carte tesoro Disney tra le 16 disposte in una griglia 4x4. A questo punto sappiamo già, abbiamo già un'idea ben chiara di come sistemare, di come effettuare parte del setup, ovvero queste carte, che sono le carte tesoro, andranno sistemate in una griglia 4x4 sul tavolo. E ogni squadra ha un suggeritore che conosce la posizione delle carte tesoro che la propria squadra deve trovare, che fornirà indizi sotto forma di parole in codice per indicare la carta tesoro alla propria squadra. Ma attenti, se sbaglierete a decifrare un codice rischierete di aiutare gli avversari. Va bene, da questo, da questa prima panoramica abbiamo, e lo vediamo anche spiegato, perché di solito nei regolamenti, è andato fuori fuoco, ecco, per di solito nei regolamenti della Clan of Creations c'è sempre un'immagine del setup base di un gioco da tavolo. In questo caso abbiamo trovato qui la disposizione iniziale, e che possiamo magari fare anche fare in maniera, continua ad andare fuori fuoco, possiamo fare in maniera così casuale, mettiamo, magari riesco a fare, riesco a zoomare, oh no, vi faccio vedere poi con la camera a mano. Disponiamo una griglia di 4 carte per 4. E adesso vi faccio vedere le carte più da vicino. Ecco qui la disposizione delle carte. Vediamola un po' più dall'alto. Eccola qui. Allora, leggiamo la preparazione. I giocatori si dividono in due squadre
di dimensione analoga. Vi consigliamo di giocare in almeno 4 persone, creando 2 squadre da 2 giocatori. A pagina 11 potete trovare modifiche alle regole per giocare partite con 2 o 3 giocatori. Mi sembra interessante, sono curioso di conoscere le modalità di gioco per 2 giocatori, quindi magari ci daremo una scorsa alla fine di questo tutorial. Ogni squadra sceglie un suggeritore. I suggeritori si siedono allo stesso lato del tavolo, quindi saranno i suggeritori da una parte e i giocatori dall'altra. E sul lato opposto, quindi rispetto a tutti gli altri giocatori. Pescate casualmente 16 carte tesoro, disponetele sul tavolo, creando una griglia 4x4. La griglia corrisponde alla carta chiave facile, che indicherà ai suggeritori quali tra queste carte sono le carte tesoro della propria squadra, e quindi ne prendiamo una, questa ad esempio. Ecco qui. Sì, perché nella griglia avanzata invece le carte sono disposte in una griglia 5x5, quindi abbiamo una griglia più grande di questa. In questo caso quindi prendiamo una di queste carte, naturalmente scelta casualmente. Ogni suggeritore utilizzerà sempre questa stessa carta. E penso che si possa mettere tranquillamente su questo standee, in modo da essere a vista. Magari vi ci faccio dare un'occhiata più da vicino. Eccola qui. Questa è la carta che i due suggeritori dovranno consultare per indicare quali carte saranno i tesori della squadra rossa, in questo caso con questa disposizione, qui e qui, quali carte saranno i tesori per la squadra blu, in questo caso sono 1, 2, 3, 4, 5, e quali sono le carte neutre. Non c'è, mi sembra di capire, nella modalità facile, non c'è la carta game out, ovvero non c'è una posizione che indichi la sconfitta della squadra che sceglie questa particolare carta, cosa che invece abbiamo nella griglia avanzata. Come vedete ci sono 5 carte per lato e c'è anche una posizione di sconfitta, di game over, non game out. Ok, torniamo alla visuale normale. Quello quindi che i suggeritori devono fare è dare un'occhiata da vicino a questa carta, che è, come ho già detto, unica per entrambi i suggeritori, e suggerire alla propria squadra una parola, quindi un indizio, che possa indicare una o più carte per loro. Per la squadra rossa sono queste rosse, per la squadra blu sono queste blu, una o più carte che loro possa, che la squadra del relativo colore possa individuare e mettere nel proprio punteggio. Facciamo un esempio. In questo caso il suggeritore della squadra rossa dovrà trovare degli indizi che corrispondano a queste carte tesoro, cioè le prime 3 a sinistra, che adesso vedremo meglio, queste carte tesoro, che sono queste 3 qui centrali, mentre il suggeritore della squadra blu dovrà trovare degli indizi che possano fare individuare alla propria squadra queste carte, e quindi questa e questa, quest'altra, e poi le 2 agli angoli, questa e questa. Vi faccio vedere più da vicino quali sono le carte che dovranno essere individuate. Magari togliamo dallo standee questo per poter farvi vedere meglio. Allora, il suggeritore della squadra rossa
dovrà trovare queste tre carte, dovrà dare degli indizi alla propria squadra che siano sufficienti per far individuare queste carte in particolare, le prime tre a sinistra. Oppure comprendendo anche queste carte qua, queste tre carte che corrispondono a questa posizione. Faccio vedere anche un po' più dall'alto, questa è la griglia, sarebbero queste tre carte. Mentre per quanto riguarda la squadra blu, vediamo se riesco. Vabbè, l'appoggiamo qui. Per quanto riguarda la squadra blu, le carte che il suggeritore della squadra blu dovrà indicare sono questa e questa, quindi questa e questa. Dovrà dare degli indizi sufficienti per permettere alla propria squadra di indicare queste due carte, oppure quest'altra, oppure questa, blu sempre, o questa. Quindi, cosa succederà? Durante come si svolge il gameplay, quindi cosa succede durante il gioco, cosa succede durante i round. Naturalmente in ogni round si a turno i suggeritori cercheranno di fornire degli indizi. Tralasciamo un attimo quale delle squadre deve partire per prima, oppure come viene stabilito chi parte per prima e così via, perché sono tutti dettagli che magari ci possono interessare ad una partita, ad una seconda partita. Quindi durante la prima partita, vediamo semplicemente cosa succede nei round, in ognuno dei round, e in ognuno dei round cosa fanno le due squadre quando è il loro turno. Allora, primo round. Il suggeritore della squadra rossa, abbiamo detto, deve far individuare queste tre carte, queste e queste. Quindi, ad esempio, il suggeritore potrebbe dire gabbia 2. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'indizio è gabbia e che ci sono due carte che con questo indizio possono essere individuate. Ora, detto così all'impronta, gabbia potrebbe essere il leone, che potrebbe essere ad esempio in uno zoo, in una gabbia, e il domatore del circo, che di solito ha a che fare con animali in gabbia. Quanti tentativi ha a disposizione la squadra per indovinare queste due carte? Ha a disposizione il numero di carte che il suggeritore dice hanno a che fare con quell'indizio più uno, quindi in questo caso tre tentativi. Nel momento in cui la squadra, in questo caso rossa, indovina entrambe le carte, allora queste vengono piazzate qui. Nel caso in cui ne indovini una sola, abbiamo una sola carta piazzata. Nel caso in cui venga scoperta, venga indicata una carta neutra, che sono queste qui gialle, allora utilizzeremo questa scheda. Così. Nel momento in cui si indica per errore una delle carte della squadra opposta, la blu, tipo ad esempio, non so cosa potrebbe essere, gabbia tipo Dory, lì alla ricerca di Nemo. Allora la scheda va alla squadra blu, dando un punto alla squadra avversaria. E secondo turno è il turno del suggeritore della squadra blu, che a questo punto deve fare individuare o questa carta, Frozen, o questa carta, Up. O questa diciamo che l'ha già presa come punto, oppure no. Dory, alla ricerca di Nemo, oppure Robin Hood, la volpe, oppure Gli Incredibili. Cosa potrebbe dire?
Potrebbe dire, ad esempio, dunque, Robin Hood, incredibili, Dory, e la principessa di Frozen. Potrebbe dire, ad esempio, Eroi 2, e in questo caso il suggeritore della squadra blu potrebbe voler significare, nella sua, diciamo, come, con le sue associazioni appunto mentali, gli Incredibili come Eroi e Robin Hood. 2 vuol dire che per indovinare queste due carte, la squadra blu ha a disposizione 3 tentativi, cioè 2 più 1. E si va avanti così, quindi potrebbe indovinarli, in questo caso, e i round procedono in questo modo fino a che non viene completata la griglia, le carte neutre non danno punteggio, e vince quando si vince la condizione di vittoria, abbiamo detto che coincide anche con, che è l'opposto di quella di sconfitta, chi ha il maggior numero di carte coperte del colore della propria squadra. Condizione di terminazione della partita, la griglia viene completamente ricoperta. Ora, questo è il gioco. Naturalmente è in questa modalità, è un gioco già di per sé dalle meccaniche semplici, in questa modalità è proprio per bambini al di sotto dei 10 anni. Che però lo ameranno sicuramente perché ci sono tutti i loro eroi e aggiungo non solo dei bambini di 10 anni, ma di quelli che magari adesso sono i loro genitori, ma che sono stati bambini e che magari hanno visto la carica 201 oppure il Re Leone nella sua versione originale, oppure Cenerentola, ecco, oppure Alice nel Paese delle Meraviglie. Le immagini sono comunque una cosa che poteva fare solo la Disney, perché sono tutte quante immagini Disney, e prendono i momenti diciamo più belli dei cartoni, delle animazioni, in cui questi personaggi e questi oggetti sono apparsi e che ci sono rimasti, diciamo, e che hanno garantito il fatto di diciamo, rimanere scolpiti nella nostra memoria. E quello che mi interessava invece personalmente, torniamo alla visione panoramica, è la modalità in la variante a due giocatori. La leggiamo direttamente dal regolamento. Se siete solo in due, potete giocare insieme in cooperativa. Questa variante a due giocatori funziona anche per gruppi più numerosi che vogliono giocare insieme e non uno contro l'altro. Proverete a ottenere un punteggio più alto di un avversario immaginario. E qui la trama si complica. Preparate una nuova partita come di consueto, un giocatore farà da suggeritore, mentre gli altri saranno i giocatori. L'altra squadra non avrà giocatori, ma dovrete comunque usare le sue carte copertura. La vostra squadra inizia, assicuratevi di pescare una carta chiave che vi faccia iniziare la partita. Giocate a turni come di consueto, provando a individuare le vostre carte e cercando di evitare le carte neutrali e le carte game over. Il suggeritore simula la squadra avversaria, coprendo una parola di quella squadra per ogni turno di gioco. Il suggeritore decide quale parola coprire, lasciando anche spazio a scelte strategiche da parte sua. Se la vostra squadra scopre la carta Game Over o se la squadra avversaria ha trovato tutte le sue carte tesoro, avete perso. Se invece la vostra squadra trova tutte le carte tesoro prima che uno di questi due casi si verifichi, avete vinto. Se volete tenere un punteggio, contate il numero di carte avversarie non ancora scoperte nel momento in cui vincete e confrontatelo con le tabelle a destra.
Dunque, da quello che mi sembra di capire, nella partita in due, il suggeritore funziona sia per suggeritore della squadra blu che per suggeritore della squadra rossa. In sostanza, però, si dà vinta una carta per ognuno dei turni della squadra immaginaria, cioè praticamente nella variante a due si gioca. Un giocatore fa appunto il suggeritore, l'altro fa la squadra blu o rossa, che dir si voglia, mentre la squadra avversaria è una squadra immaginaria. Cosa succede durante i turni di gioco? La squadra avversaria immaginaria vince una carta in automatico per ognuno dei suoi turni. Il suggeritore simula quindi la squadra avversaria, coprendo, come ho detto, una parola di quella squadra per ogni turno di gioco. Naturalmente il suggeritore decide strategicamente quale parola coprire, ma ne copre una sola. Dopodiché suggerisce normalmente quella per l'altra squadra reale, formata da una sola persona, oppure da tutti quanti gli altri giocatori, anche altri 8 giocatori, nel caso in cui si voglia giocare in maniera cooperativa. Se la vostra squadra scopre la carta Game Over, e parliamo quindi di una modalità avanzata, che sarebbe questa, con la carta Game Over rappresentata dalla X su sfondo scuro, o se la squadra avversaria ha trovato tutte le sue carte tesoro, ovvero se facciamo tanti round, quanti ne servono per coprire tutte le carte della squadra avversaria, in questo caso se utilizziamo una modalità avanzata, se la squadra avversaria è la squadra rossa e vediamo che la squadra rossa ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carte da scoprire, siccome ne scopre una per ognuno dei suoi turni, basteranno 9 turni, quindi 9 round di gioco alla squadra, diciamo, di intelligenza artificiale, alla squadra immaginaria, per coprire tutte le sue carte. Quindi noi invece dovremo scoprire le nostre in meno di 9 turni di gioco. Questo è quello che mi sembra di aver capito come modalità. E questa è o una modalità in due giocatori, oppure o una variante a due giocatori, oppure una modalità di gioco cooperativa in cui tutti quanti i giocatori non formano due squadre, non competono una squadra con l'altra, ma formano una sola squadra che coopera per raggiungere appunto la vittoria contro un automatismo che è una squadra immaginaria che copre una delle sue carte per ognuno, diciamo, dei turni, e quindi deve farlo in un numero limitato, diciamo, di turni. Per il resto la regola, diciamo, le regole sono le stesse. Non vi leggo il resto del regolamento, lo lascio a voi, però le meccaniche di gioco sono queste. Vi dico semplicemente che il gioco si può giocare o solo con le immagini o con le parole che ci sono dietro. Il regolamento consiglia di utilizzare o una o l'altra modalità. Diciamo che con le immagini forse potrebbe essere più adatta per i bambini, con le parole anche per i più grandicelli. I meccanismi sono gli stessi, però è una modalità diversa che aggiunge ancora più rigiocabilità, perché in questo caso no, abbiamo un'immagine che non corrisponde, ad esempio, non corrisponde esattamente alla frase che c'è scritta dietro.
Hakuna Matata, e dovrebbe essere la canzone che canta il facocero al leone, al re leone. Quindi un gioco sicuramente ricchissimo di contenuti. L'ambientazione, i personaggi Disney garantiscono una presa immediata su tutti quanti i componenti della famiglia, perché si vanno dai cartoni più recenti a quelli più classici della Disney, e sia le varianti che le meccaniche che sono, diciamo, l'unica meccanica che è semplice, ma che può essere utilizzata anche in modalità leggermente più avanzata, e la quantità di materiale di gioco, diciamo, di carte tesoro, garantiscono centinaia di partite senza che ci sia troppa ripetizione. Ribadisco, anche grazie alle varianti, perché vediamo che esiste anche una variante per tre giocatori. Esistono delle regole alternative, che sono l'indizio per esperti, oppure l'indizio per esperti. Abbiamo l'indizio per esperti illimitato, l'indizio per esperti zero. Abbiamo delle regole avanzate, quindi la rigiocabilità è altissima. Il fatto che sia un filler poi ci permette di tirarlo fuori anche tra due giochi da tavolo, magari più complessi, oppure ci permette di passare un'intera serata giocando partite su partite. Quindi anche per questo, ops, nome in codice, Disney Family Edition, non possiamo che dare un pollice su. Con questo vi salutiamo e ci vediamo alla prossima recensione.